Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo il nostro telegiornale con la polemica sugli impianti sportivi che in settimana è alimentata e adesso continua. C'è una parte della deputazione, in particolare l'onorevole Enzo Vinciullo, che sostiene che i fondi non ci fossero, si sapeva già dall'aprile scorso e l'amministrazione comunale avrebbe potuto farsi parte diligente con la stessa deputazione per segnalare la mancanza. Sentiamo. Con un'interrogazione parlamentare, l'onorevole Enzo Vinciullo ha chiesto al governo regionale di conoscere le ragioni per le quali alcuni comuni della provincia di Siracusa, primo fra i quali quello capoluogo, non abbiano ottenuto il finanziamento richiesto per le strutture sportive. Nel decreto, alla terza pagina, c'è scritto che il comune di Siracusa, come gli altri comuni, già in data 29 aprile scorso, cioè 6 mesi fa, sapeva di essere stato escluso dalla graduatoria ed era quella la fase in cui doveva invocare l'intervento della deputazione regionale, ma in quell'occasione non ci sarebbe stata alcuna richiesta di aiuto. Vinciullo trova modo di polemizzare con l'amministrazione comunale, che si è difesa sostenendo che il problema atteneva alla precedente giunta che non ha seguito la pratica. Se questa amministrazione incalza Vinciullo, anziché mostrare i muscoli nella spartizione dei posti sotto governo e degli assessorati, mostrasse i muscoli in occasione di eventi così importanti, quale il finanziamento di opere strategiche per il futuro delle nostre città, non saremmo costretti ad attaccarli con la quotidianità e con la quale siamo costretti a farlo. Sulla questione dei mancati finanziamenti agli impianti sportivi del comune di Siracusa c'è una replica da parte del sindaco Garozzo, il quale dice che i progetti risalgono al 2011 e la graduatoria per attingere fondi a fine 2012. Non ci insediamo, cioè l'amministrazione comunale Garozzo si insedia a luglio 2013, forse qualcuno pensa che il sindaco doveva recarsi dal presidente della regione per chiedere una modifica della graduatoria. Sarebbe certamente piaciuto a questi signorotti, li definisce così, della politica siracusana, perché ci saremmo trovati di fronte a un reato penale. E ancora Garozzo dice, per onorare la verità, quando è stata approvata la graduatoria da parte della regione siciliana si erano già insediati i nuovi deputati regionali siracusani, molti di questi totalmente netti e inutili, dice ancora Garozzo, visto che non riescono neppure a monitorare i finanziamenti destinati ai loro territori. Adesso parliamo invece del cimitero di Siracusa. L'ASP 8 ha disposto, meglio, ha segnalato carenze igienico-sanitarie in alcune, la camera mortuaria, ma anche in alcuni uffici dello stesso cimitero. Sentiamo meglio nel servizio. Che il cimitero di Siracusa si trovi ad affrontare delle criticità non è notizia nuova, ma quando la diffida arriva da parte dell'ASP, allora qualche preoccupazione, qualche domanda è naturale che si faccia all'amministrazione, e questa domanda la fanno Pippo Rabito, presidente della commissione cimiteriale, ed Enrico Locurzi, oltre che Tanino Malignaggi, entrambi del gruppo consigliare del Sella. Ho ricevuto, continua Rabito, in data 1 settembre una comunicazione non tanto da parte dell'amministrazione come da prassi, ma dal direttore del cimitero, dottor Fulvio Caschetto, con un lungo elenco di problemi cui bisogna adempiere nell'immediato. Il punto più critico è il primo, ovvero a cui fa riferimento la nota, una diffida da parte dell'ASP a risanare locali, camere mortuarie e uffici interessati da grave umidità diffusa sia nelle pareti che nelle soffitte, dove gli intonaci sono scrostati e in pericolo di crollo. L'ASP intima a risolvere nel più breve tempo possibile le criticità, sia per motivi igienico-sanitari, sia per la salvaguardia e l'incolumità del personale dipendente del pubblico che vi si reca all'interno. Il gruppo SEL è consapevole che ci sono delle difficoltà nel reperire i fondi per adeguare e risolvere tali problemi, ma considerate le diffide da parte dell'ASP e il fatto che si tratta di una struttura cardine per il ciclo delle vite dei siracusani, viene sollecitata l'amministrazione comunale a trovare, così come fatto per altre questioni, soluzioni rapide. Ci trasferiamo nel quartiere Acradina, dove nei giorni scorsi c'è stata la consegna da parte dei ragazzini della limitrofa scuola Vittorini della piccola piazza, un ritaglio appena a ridosso di un'area archeologica importante. E con il consigliere Luigi Cavarra abbiamo fatto un po' il punto della situazione e avanzato proposte che riguardano la valorizzazione e la riqualificazione di tutta quell'area. Il settimo istituto comprensivo Velo Vittorini, c'è proprio un piccolo parco che è stato recuperato ai bambini soprattutto e anche agli anziani. Sì, questa è un'iniziativa che parte da maggio, per l'esattezza dal 27 maggio, e riguarda la valorizzazione sia culturale che sociale delle periferie, perché come dice Renzo Piano, che negli anni passati si puntava molto sul centro storico, adesso è il caso che bisogna investire
e valorizzare la periferia. Spesso abbandonate, infatti, come dicevo prima, il 27 maggio è stata fatta questa opera sociale di colorare attraverso i bambini, perché a me piace lavorare con i bambini. Non uso particolarmente la parola io, ma la parola noi, perché è una sinergia, un insieme di forze, scuole, professori, accademia e comune. Senta, peraltro, a parte questo piccolo parco, c'è anche un'area archeologica che è riemersa dall'esterpaio, insomma. Sì, a parte quest'opera sociale del colorale, tramite la pressione insistente ma dovuta dalla dirigente Olindo del complesso Vittorini, ha voluto fortemente la pulizia di questo parco e fortunatamente ci siamo riusciti. Parliamo di un parco archeologico, quindi da valutare e attenzionare, quindi mettendo dei cancelli, cercando di, se non c'è spazio, tramite una persona fisica pagata dal comune, invitare le associazioni no profit, volontariato, ad aprire magari e chiudere il cancello, evitare che il cittadino, purtroppo in civile sirocusano, va col cane a fare dei bisogni, a non raccogliere. Quindi stiamo parlando di un parco archeologico. Il rischio è proprio questo, cioè che è ripulito, però poi mantenuto diventa un problema. Esatto, passi il rischio che hai fatto ripulire un parco e poi lo rendi al cittadino incivile e non si prende cura di questo parco. Quindi ci vuole sicurezza e mantenimento, perché è una zona abbandonata al buio anche la notte, quindi covo di spaccio, covo di incontri, di come è venuto alla piazzetta del Bieletica con la targa di Francese. Quindi bisogna puntare su questo. Parliamo adesso di lavoro, occupazione e lavoro, l'impegno chiaro da parte della politica innanzitutto per investimenti che possano essere forieri di lavoro e occupazione nell'ambito del metalmeccanico. Si parla della piattaforma Vega B, ma anche di Punta Cugno e di Marina di Melilli. Un impegno chiaro per non perdere l'opportunità di nuova occupazione che può arrivare con la realizzazione della piattaforma Vega B. Lo chiedono i lavoratori ex Siteco riuniti nel Sanone CIS di Via Arsenale insieme con i segretari generali di FIM, FIOM e WILM. Questi lavoratori non possono essere lasciati isolati, hanno commentato i tre segretari generali. La casa dei lavoratori, il luogo dove discutere per far valere i propri diritti e il sindacato. Abbiamo accolto quindi la richiesta accurata di questi lavoratori e insieme a loro chiederemo un incontro al prefetto per sottolineare la necessità di rilanciare il polo metalmeccanico di Marina di Melilli e quello di Punta Cugno. I segretari generali di FIM, FIOM e WILM hanno già chiesto il pieno coinvolgimento e l'impegno di CGL, CISL e WIL per sostenere una vertenza che coinvolge decine i lavoratori. Il sindacato confederale unitario, hanno aggiunto Getulio, Catinella e Faranda, sosterrà insieme alle sigle di categoria tutte le azioni necessarie perché nei lavori futuri per Vega B uno spiraglio certo venga garantito a questi operai specializzati in possesso di un know-how di altissimo livello. Con questo servizio si chiude la prima parte del telegiornale. State con noi nella seconda parte, parleremo di cronaca, parleremo anche di cultura e anche di sport, il calcio che incombe. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 6506 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. A
Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Circo Coliseum presenta il grande circo di Sandra Orfei a Siracusa fino al 20 ottobre. Tutti i giorni due spettacoli alle 17.30 e alle 21. Spettacolari esibizioni e numerosi animali, coccodrilli, struzzi, cavalli, la tigre e il leone bianco e il cucciolo di giraffa. Circo Sandra Orfei, in Contrada Targia, Siracusa, fino al 20 ottobre. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta, mozzarella Zappalà per 3, 1,59€, succo di frutta Santal, 1 litro, 1,09€, caffè Lavazza crema e gusto, 250 grammi per 3, 5,38€, detersivo svelto 3 flaconi, 3,25€, detersivo pavimenti Fabuloso, 1,19€, carta igienica Scottex, 1,79€. Cerca il punto vendita più vicino a te. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi da Scavolini Store Siracusa ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina Scavolini. Noi ti regaliamo un frigorifero Samsung. Scavolini Store Siracusa, Viale Scala Greca 381. Cucina, living e bagni. Una casa tutta Scavolini. Il posto più bello dove stare insieme. Bene, eccoci alla seconda parte del telegiornale. Continuiamo a parlare di lavoro e occupazione, stavolta dall'ottica degli immigrati. Spesso e volentieri sono costretti a fare lavori davvero impegnativi e soprattutto in condizioni disagevoli. La CGIL in questo caso è intervenuta, sentiamo in che termini in questa intervista. Un'iniziativa che parla di schiavitù, una delle più sfruttate, ovvero quella all'interno del mondo del lavoro. Lei prima diceva, quando arriva una persona da un altro paese non sa a chi aggrapparsi, spesso riceve la prima mano da un datore di lavoro, pensa che sia una liberazione, troppo spesso avviene invece che venga sfruttato. Voi lo avete raccontato anche con un'immagine, un codice a barre sovrimpresso sui visi di chi arriva disperatamente sulle coste italiane. Chi viene cerca un futuro migliore, una speranza per sé e per i propri figli, a partire da quello che è il posto di lavoro, la cosa banale, il motivo per cui noi siamo qua, e c'è la denuncia della CGIL, della CISL e della UIL. Le organizzazioni sindacali non possono stare ferme, non possono non denunciare e partecipare con delle proposte a movimenti e iniziative di questo genere. La forma di schiavitù a cui più vengono sottoposti è quella nel settore agricolo, nel comparto agroalimentare soprattutto, dove la passata di pomodoro, ma anche l'olio, qualsiasi cosa, le patate, la raccolta delle patate diventa mezzo e modo per mettere queste persone in una forma di sudditanza, senza vitto, senza alloggio. Qual è l'alternativa? Può essere l'espulsione, perché a volte possono essere arrivati clandestinamente. Spesso e volentieri c'è un'organizzazione criminale alle spalle di tutto questo, con degli intermediatori che fungono da tramite per le aziende, quelle aziende che non vogliono lavorare nella legalità, nella giustizia sociale, con il rispetto dei contratti collettivi nazionali, e che tentano in tutti i modi di farsi spazio in questo momento di crisi, abbassando il costo del lavoro, ma soprattutto la tutela e la dignità dei lavoratori. 71 anni fa, lo sbarco degli alleati nelle coste siracusane, e con particolare riferimento ad una battaglia entrata nella storia come la battaglia di Solarino, che ha mietuto vittime e sangue che è scorso davvero in entrambe le parti. Per ricordare questo momento particolarmente cruento della storia recente della nostra provincia, in particolare di Solarino, un esercito, cioè l'esercito italiano, sarà
a Siracusa per commemorare. Ma sentiamo tutto in questa intervista. 70 anni sono trascorsi, in realtà non c'è mai fine a raccontare quello che è accaduto appunto 70 anni fa. E si ritorna sui luoghi, stavolta con chi? Sì, giovedì 16 ottobre abbiamo organizzato con il 62° Reggimento Fanteria Sicilia di Catania una visita guidata nei luoghi della battaglia di Solarino. E questa iniziativa è in onore di un nostro grande amico che era un cultore storico di Solarino, il dottor Orazio Sudano, che è deceduto un anno fa. E così abbiamo coinvolto in questo giro studio l'esercito italiano, perché sconoscono i luoghi della battaglia famosa di Solarino, dove gli italiani si combatterono con onore e con sacrificio in quella battaglia. Fu una battaglia anche tra le più sanguinose che furono combattute nella nostra terra. Sì, esce proprio come battaglia di Solarino, e non dobbiamo dimenticare il gran numero di medaglie d'argento e di bronzo che furono conferite in quella battaglia, e anche una medaglia d'oro, Sant'Angelo di Fulci, che era nativo di Catania, e a Catania abbiamo una via e una caserma intitolata a Fulci, Sant'Angelo. E questa iniziativa ci vede proprio protagonisti in questo anniversario che ricade della battaglia di Solarino. È stata una battaglia molto dura a luglio del 43, dove ci furono oltre 40 soldati italiani che morirono in quel combattimento. Con questo servizio si chiude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci.